Collega Ferretti, che come vi ho già detto è un ricercatore del Dipartimento di Fisica di Torino e ci parlerà delle meraviglie che ha in progetto e anche in realizzazione l'ANVUR attraverso l'istituzione di quest'altro ennesimo acronimo chiamato CLA, che ha ambizione di misurare il pensiero critico tra le altre realtà degli studenti. E peraltro la logica che lega tutto questo percorso, perché poi di solito gli insegnanti sono autoreferenziali, quindi l'elementare pensa per l'elementare, sulla materna pensa per sé, sulla media pensa per sé, sulla superiore pure. E invece in realtà è un percorso che diciamo dal punto di vista dell'educazione, della formazione, della cultura ha nell'università il suo apice, ma si tiene insieme con tutto quello che abbiamo detto e di fatto la logica che tiene insieme tutta questa cosa è proprio logica premiale, cioè la valutazione a seconda poi dei parametri, dei risultati ottenuti che premierà taluni università, taluni corsi e non altri, in un'ottica di selezione. Qualcuno ha parlato di darwinismo sociale, il punto è che non di selezione naturale si tratta, ma di selezione, come dire, artificiale, artificiosa, portata avanti e realizzata, speriamo di no, secondo l'ottica con gli strumenti che abbiamo sino a qua illustrato. Passi un po' i punti di vista e le esperienze tra scuola e università, che sono mondi spesso molto separati, ovviamente non nascondo anche le colpe dei colleghi universitari che spesso guardano alla scuola come un luogo da cui si sono salvati e non vogliono più avere nulla a che fare. D'altra parte è anche evidente che ultimamente scuola e università stanno subendo le stesse pratiche di introspezione, di diciamo, riformulazione, e avere una visione ampia può aiutarci a capire veramente non solo la logica di queste ottiche riformatrici, ma anche quali sono i fini a cui tendono. Mi sembra che sia stato estremamente importante, ad esempio, quello che ha fatto vedere prima Nanni, cioè quello da cui tutto questo deriva, la lettera della BCE, in cui dice chiaramente la cosa fondamentale è avere indicatori numerici per qualunque cosa. E questa qua è la logica che si sta diffondendo, purtroppo non solo a livello italiano-statunitense, sta prendendo fortemente piede in tutto quanto il settore educativo dei paesi industrializzati, e quello di cui vi racconterò ad esempio è l'applicazione di questi criteri invalsi all'università, che è una cosa che in effetti ha delle particolarità notevoli e ci fa un po' capire fino a che punto queste persone si possono spingere pur di avere un numeretto per mettere in fila le istituzioni e applicare questa famosa logica premiale. Immaginate che mentre può essere semplice ad esempio paragonare un liceo con un altro liceo, è evidente invece che nel caso universitario la cosa diventa molto problematica, perché gli atenei sono estremamente diversi tra di loro. Sono diversi perché sono articolati su diversi corsi di studio, non tutti gli atenei hanno gli stessi corsi di studio, quindi atenei ad esempio i politecnici sono specializzati solo su ingegneria, altri atenei quelli privati, ad esempio immagino la famosa Bocconi, specializzata sull'economia, ci sono atenei generalisti, atenei piccoli. Quindi l'idea di avere un numero come in fila di atenei sembra un assurdo di per sé. Eppure l'Ocse appunto ha lanciato un programma che si chiama AELO, che vuol dire Assessment in Higher Education Learning Outcome, che è esattamente un modello di valore aggiunto, quello che si diceva prima, medievale. Però questo test invece si pregia appunto di mettere tutto insieme ed è stato redatto da una fondazione non profit americana che si chiama CAE. Questa fondazione, se andate a vedere i finanziatori, la CAE di Corporation, la Foundation, se andate a leggervi magari questo articolo, i miei vinti sono un po' la storia di queste fondazioni, sono fondazioni tutte quante emanazioni di grosse multinazionali, l'articolo Foundation della Standard Oil, della Ford Foundation appunto della Ford, la carne che viene fuori da una dei più grandi industriali dell'acciaio americano. E non solo, addirittura c'è la Red Corporation è quella che si occupava di educare tutti i portatori di democrazia nel Sud America, degli Stati Uniti, quindi educati e preparati politicamente la Red Corporation. Sono proprio queste figure qua, quindi sono abbastanza caratterizzate, a stilare questo test che si costituisce da alcune prove.
tipicamente sono tre, tutte le parole importanti sono la risposta aperta. Questa cosa qua è ovvia, nel senso che se non vogliamo proprio scivolare nel ridicolo che Pietro è praticamente impossibile immaginare di misurare con un test a crocetta la preparazione universitaria proprio per le sue specificità e tutte queste cose qua, allora loro ovviamente giungono a ideare un test a risposta aperta, che era praticamente delle problematiche, ma vedrete. Il test è fondato su tre prove. La prima è vi danno un compito da fare e dei materiali per svolgerlo, e qui poi avete 90 minuti di tempo per scrivere un elaborato. Il tema, ad esempio, che viene fornito proprio nell'esempio fornito dalla stessa fondazione che fa questo test: voi siete in una grande città che ha una difficoltà di bilancio. Questa difficoltà di bilancio deve essere sanata tagliando uno dei due programmi che sono stati dedicati alle scuole medie. Già lì si vede come l'ottica sia abbastanza chiaro, cioè si capisce cos'è che veramente il cliente vuole, e vi venne affidato del materiale di proprio come funzionano questi programmi, qual è più o meno il bilancio del comune in queste cose qua, degli email da parte di studenti, di genitori, e poi dovete scrivere una specie di report indirizzato al city manager della città, in cui in base a tutti questi documenti che vi viene dato dovete vagliarli e suggerire quali dei due programmi dovete tagliare. Una traccia, ora dovete commentare, adesso poi vedremo l'esempio, critica un argomento, gli viene invece detto una frase qualunque, voi dovete individuare quali sono le sue problematiche, le sue cose che non vanno in questa frase qui, di nuovo per iscritto risposta aperta. E queste cose qua, per cercare di standardizzare, vengono poi valutate su una griglia di 4 possibili argomenti di valutazione in un punteggio da 1 a 6. I 4 punti su cui non viene valutata è l'efficacia espositiva, la forma, cioè la grammatica, la sintassi utilizzata, la capacità di risolvere problemi e il livello di ragionamento analitico, cioè la coerenza logica delle vostre argomentazioni. Questo test è stato propagandato da questo CLAE come un test che serve, e lo dicono proprio in maniera abbastanza sfacciata, serve a retroagire sull'insegnamento. Come diceva prima il relatore che mi ha preceduto, le critiche sono molte. Prima di tutto, quello che è stato detto prima, è ovvio che se io do un test in cui uno scopo è di scrivere un demo con un city manager per fare un taglio di bilancio, è difficile pensare che tutti gli studenti siano preparati allo stesso modo. Posto giusto, come facciamo a applicare un test di questo tipo alle decine di migliaia di laureandi che ci sono in comunque il sistema scolastico? Comporta un esercito di correttori, perché non si può affidare a... cioè non c'è modo, se non leggendo, di riuscire a valutare questo tipo. Voi credete che sia così, ma non è vero, perché questa meravigliosa CAE ha affidato la Pearson Education, che penso non conosciate, mi ha detto puntinare nel campo della scuola superiore a Zanichelli qua in Italia, quindi è in generale è una delle più grosse, la più grossa multinazionale nel campo dell'educazione, valutazione eccetera, che fa test e strumenti di correzione. Hanno inventato questo Intelligent Essay Assessment, che è un software tutorial. Questo programma analizzerà i temi di pensiero critico sulla base di un certo campione di risposte che viene valutato positivo, negativo, eccetera, in base ai correttori umani, una 500 circa risposte positive e negative, e poi il software va a associare le parole dove sono messe, cioè se una parola messa vicino a un'altra compare spesso in un test ben valutato, questo farà sì che anche in tutti gli altri test in cui compaiono queste due parole vicino si aprano dei punti in più. Allo stesso modo, quando il test è valutato male, si dovrà vedere come sono messe le parole, quali parole, come sono associate, e questo andrà a funzionare come test negativo. La cosa particolare è che loro non solo portano avanti questo ragionamento qua, in cui un test di pensiero critico viene analizzato dalla macchina più intelligente del mondo, cioè un computer, ma lo sostanziano con il fatto che ha dei risultati molto simili a quelli dei valutatori umani, cioè, ma almeno nel 70% dei casi più o meno i modi sono lì. Anzi, la differenza tra due umani è più grande che la differenza tra il voto dato da un umano e il voto dato da un computer. E questo è abbastanza evidente, perché il computer fa la media degli umani. Però questo invece loro lo usano per dire che il computer corregge meglio degli umani. La pretesa di misurare il pensiero critico deriva dal fatto che questi stessi settori del test, che cosa sia il pensiero critico, non ne hanno la minima idea, e non è neanche il loro pensiero principale misurare. Il loro pensiero, il motivo principale è vendere un prodotto, loro devono vendere un prodotto in cui ci si
si afferma di misurare questo pensiero critico che come prima funzione ha quello di dare il famoso numeretto standardizzato di appartenenza per le tribunali, in maniera abbastanza bieca, un patentino delle competenze, ovvero poi se andate a fare questo test vi daranno un bel patentino in cui diremo che hai superato un test di pensiero critico che ti potrei spendere sul mondo del lavoro. Il mondo del lavoro ovviamente un patentino del genere non sa tanto bene che cosa farsene, anche perché non sa nemmeno come funziona, e non solo, questo tipo di test ovviamente ha inserito in se stesso una disuguaglianza totale, quindi appunto sarà molto facile avere schede di economisti con un altro pensiero critico e avere ingegneri o altri tipi di formazione relativamente penalizzati, ed è per questo che questo test in questo momento è oggetto di controversia per cercare di normalizzarlo un pochino di più. Questi 12 atenei faranno la correzione per il momento in maniera umana, semplicemente perché il software è ottimizzato per l'inglese, non sono ancora riuscito a scrivere in italiano, e questo verrà fatto con un esercito, diciamo, di un... questa correzione verrà fatta secondo linee guida estremamente fissate, perché, come avete già visto dagli impassi, uno dei fini ultimi di tutto questo processo qua è di togliere a chi insegna la capacità, la possibilità di valutare. Addirittura io ho letto recentemente, 2 settimane fa, la lettera disperata di un professore americano che aveva l'impressione dicendo: mi hanno anche tolto il diritto di scrivere i testi per valutare i miei studenti e di correggere. Cioè praticamente ormai in America siamo già arrivati al punto in cui l'unica cosa che fa il professore non è più avere libertà di insegnamento, non è più quello di inventare dei modi per valutare, ma è semplicemente quello di massimizzare il risultato dei test per i suoi allievi, test che lui non conosce, non può scrivere e non vuole anche correggere. Ovviamente l'idea è di applicare questa stessa cosa all'università, e lo si capisce logicamente perché una delle grandi battaglie fatte dal governo Profumo e dal governo Gelmini prima era proprio l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Cioè si vuole togliere il fatto che dei professori con una serie di esami dopo trilaurea alla fine vi diano un voto che abbia, diciamo, un certo valore, un certo conteggio. Ed è fondamentale demolire questa cosa, perché altrimenti non si può appunto fare tutte le cose che ci ha detto prima. Quindi l'idea è di sostituire questo valore legale, dato che non si riesce ad abolirlo per l'evidente opposizione di tantissima parte della popolazione, e di sostituirlo con questo patentino. Cioè, alla fine, poi fate un po' quello che vi pare, l'università viene fuori da una procedura più ampia di autovalutazione e accreditamento dell'anno, che si chiama AVA. Questa procedura AVA ha questa cosa qua che servirà come appunto benchmark per capire a che punto siete, quindi ovviamente anche qua c'è la logica del finanziamento premiale, chi più ha più avrà, come San Matteo, no? Chi più ha più avrà, chi non ha gli verrà tolto anche quello che ha. La logica ovviamente, che tutti quelli che sono all'università più o meno hanno capito, è quella di fare un'estrema riduzione all'università. Questo lo avete capito anche voi, basta leggere i giornali, la Fornero che va a parlare di pasticceri dicendo: ah, finalmente gente che lavora su bastano questi cervelloni che pensano, che ragionano, che sperano che non servono a niente, cosa che tra l'altro ovviamente sta provocando insieme all'aumento delle tasse un grosso calo degli studenti. Però il problema è che il calo degli studenti universitari, che è fine evidente e ultimo di questo governo che ha paura di una disoccupazione intellettuale preparata di alto livello, è quello di appunto un taglio secco. Stanno cercando di aumentare le tasse, questo sta facendo calare gli iscritti, ma non è abbastanza veloce, e allora si arriva al paradosso più totale. Voi saprete tutti molto meglio di me che a voi hanno proposto di aumentare le ore da 18 a 24 ore. A noi no. A noi ci mettono un limite superiore. Cioè, un ateneo in cui i professori in media, sommandoli tutti quanti, fanno più di 120 ore di didattica frontale con un professore, che sono i 2/3 del corpo docente, oppure per il restante terzo fanno più di 60 ore a testa, viene chiuso. Cioè noi non possiamo insegnare più di un certo valore di ore. E io adesso vi dico, io sono un ricercatore, avevo un tetto di 60 ore, dato che lavoro come più o meno tutti quanti i lavoratori alla fine, sulle 1500 ore all'anno, e non credo che queste 60 ore siano talmente defatiganti da rendere la mia qualità della didattica a un livello veramente infimo, ma questa è proprio la loro giustificazione, loro dicono: questo è un livello di qualità. Con l'ultimo decreto AVA si sono alzati i requisiti di docenza, adesso funziona così: voi per avere un corso di laurea in fisica con 75 studenti dovete avere 12 docenti a tempo pieno su quella roba lì, che possono essere contati una volta sola, quindi se io faccio 2 corsi posso essere contato solo a fisica, e questo ovviamente il numero di docenti quindi influenza il numero di studenti. Allora la legge è semplice, a parte adesso parte un meccanismo, diciamo, a incremento tale che sia che nel 2016-2017
2017 questi criteri verranno innalzati di circa un quarto in più, a fronte di un calo evidente per mancanza di turnover, anche noi abbiamo un turnover al 20%, a fronte di un calo di docenti. Noi abbiamo fatto un calcolo molto rapido e abbiamo visto che questo comporterà la riduzione degli studenti universitari di circa un terzo, attualmente sono circa 2 milioni, dovrebbero arrivare ad avere una capacità ricettiva di circa 1,3 milioni, 1,2 milioni. Quindi noi ci stiamo preparando a introdurre il numero chiuso praticamente in tutte i corsi di laurea, anche perché l'effetto domino l'abbiamo già visto in medicina. Da quando è stato messo il numero chiuso in medicina, quelli che non passano in medicina si sono tutti iscritti a biologia, facendo esplodere i corsi di biologia, che ha messo il numero chiuso. Adesso il numero chiuso è finito a chimica, quest'anno finisce la scienza naturale, probabilmente prima o poi metteranno anche a fisica, anche se dice che la medicina non c'è per niente. Però è ovvio che il numero chiuso è una cosa che appunto alla fine, in presenza di una forte richiesta comunque di istruzione superiore, si traduce in un numero chiuso come. La situazione ovviamente di estremo interesse per i vostri studenti, perché molti degli studenti comunque tendono ancora adesso a andare all'università, bisognerebbe provare, secondo me, a cercare di tirare tutti insieme dalla scuola all'università i fili logici che vediamo, in maniera da provare a offrire agli studenti un quadro completo sin dalla scuola superiore. Perché è ovvio che qua si sta speculando, diciamo, sul futuro delle persone, cercando di bloccare la loro capacità, non solo qualitativa, in formazione che si fa con il base e con il VA, ma qua si sta cercando anche di bloccarla in maniera quantitativa dall'università in poi, per adesso, ma probabilmente potremo presto arrivare a un taglio forte anche sugli istituti superiori, abbiamo già visto fenomeni di numero chiuso negli istituti superiori. È ovvio che ogni anno perso in questa situazione qua non fa che alimentare un circolo vizioso di inefficienza di incultura. L'ultimo dato che vi do, sappiate che già adesso l'Italia è la penultima dei paesi OCSE per numero di laureati. Noi siamo più o meno laureati della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, solamente la Turchia ci batte per adesso. Noi siamo al 19% dei laureati nella fase 25-34 anni. Le proiezioni sono che questo numero si ridurrà di un terzo, cioè finiamo a livelli probabilmente sotto quelli del terzo mondo in moltissimi casi, e a questo punto potrebbe essere che il sistema paese non abbia neanche più le risorse per ripartire, non avremo neanche una capacità decente di avere personale insegnante in futuro in grado di formare le nuove generazioni. Grazie mille.